futuro si vedrà, perché è denaro per la città di Imperia. Cioè, non è che diceva denaro che per la città di Imperia, non sono contrario, sto dicendo in questo momento, oggi, oggi non si può, nel maggio 2013 non si può. Magari nel maggio 2014. Magari nel maggio 2016 si può. Tanto bisogna sistemare questa roba dal punto di vista giuridico amministrativo e finire i lavori. Sono due cose per finire i lavori, lo sapete benissimo. La definizione dei problemi ai quali sta pensando il dottor Agirò. Analisi tecnico-giuridica e rilascio nei limiti del possibile del termine di proroga necessario per finire i lavori. Termine serio, senza danno al demanio. Senza danno al demanio. E questo si può fare dal punto di vista tecnico-giuridico. È una questione complessa, non voglio tenervi una conferenza giuridica che dura 3 ore e mezzo. Intanto il 22 o il 23 c'è la sentenza del TAR sul merito, sulla proroga, quindi è già. No, la sentenza riguarda solo la sentenza del TAR, la sentenza del TAR, perché lo so, però c'è anche quel passaggio lì che è un passaggio importante. C'è la sentenza del TAR, perché? Perché l'ufficio Porti e Demanio ha avviato. Non starei mica a discutere con David, che conosce poco la vicenda del porto, ma figurati, cioè, te lo dico perché c'è un provvedimento avviato in un certo discorso. No, è un fatto storico che c'è. Questo è un fatto, questo è un fatto storico. Ma riguarda la tardività. È fissata l'udienza ed è fissata la decisione del TAR. Speriamo che al magistrato, il giudice relatore, non abbia mal di pancia. Confidiamo su questo, comunque avremo la sentenza. I nostri avvocati dicono che vinceremo, quindi noi sono convintissimi. Il porto di Imperia SPA vincerà. Al di là di questo, scusate. Sì, vincerete voi, ma seriamente. Perde lui se va a fare il sindaco. Perché perde? Lui è il comune. Perché perde? No, facciamoci spiegare da David perché perde. Perché Davide, perché il provvedimento è di Lunghi. Questa sua teoria. Perché il provvedimento è di Lunghi, che è un dirigente. Invece Lunghi, se gli dicono che non è tardivo, è contento, quindi non ha perso. Come mai? Perché la e può rientrare nella valutazione delle cose? Perché la mette sul piano chi vince e chi perde? Ma è sempre lui, ma è solo lui che lo mette. Ha detto lui, vinciamo. Vincere una causa cosa vince vuol dire? Vince la causa. È lui che perde il comune, vincere la causa è un termine tecnico. Vuol dire che il TAR gli dà ragione, gli dice avete ragione. E di questa sentenza, a me personalmente, non me ne può fregare nulla. Detta terra, non che mi disinteresso o disapprovo, approvo le sentenze del nostro Tribunale Amministrativo Regionale, assolutamente no. Il problema è un altro, è per quello che dico non ha molto interesse questa decisione, perché il problema non è devoluto alla cognizione del TAR. L'atto amministrativo è caratterizzato dalla legittimità innanzitutto e poi è anche caratterizzato da un'altra cosa, la discrezionalità, ovvero opportunità, e questo lo insegna l'università. Io non faccio l'amministrativista, ma che robetta, no? Come citare la legge, la 20 marzo 1865, numero 2248, allegato EF, tuttora parzialmente in vigore, sull'abolizione del contenzioso amministrativo e così via, dopo il discorso di Silvio Spaventa agli elettori di Bergamo, lo posso fare. Perché qualcosa so di diritto, qualcosa, così ogni tanto. Adesso vi ho fatto l'esempietto di diritto amministrativo. Ok, l'atto di diritto amministrativo è caratterizzato anche dalla bontà del merito. Uno dei vizi è l'ingiustizia grave e manifesta, se vogliamo vedere il difetto che può avere il merito di un atto amministrativo. Quando ingiustizia grave e manifesta? Quando io, lui e lui siamo trattati come serie A e lei è trattato come serie B, mi dicono ingiustizia grave e manifesta. Situazioni uguali, trattamenti uguali, situazioni differenti, trattamenti differenti. Queste sono le due matrici di rispetto del principio di eguaglianza che ci sta pure nel diritto amministrativo. Ora, la domanda è: al comune serve finire questa roba oppure no? Gli porta dei soldi in tasca oppure no? Che sono queste le cose che ritengo importanti. E adesso finirò, faccio la conferenza stampa, mi dispiace, scusate, sono da solo, è molto brutto per chi non c'è, ma è questo il punto. E io penso, e credo che lo pensi anche il dottor Agirò,
che questo porta dei soldi nella pancetta di Porto di Imperia S.p.A., nella pancetta del comune che sarà socio di maggioranza, di grande maggioranza, e porta dei soldi poi continuamente nelle casse del comune che ne ha bisogno e non gli fanno male, perché il comune se ha i soldi li spende e li investe nella città di Imperia, che è una cosa bellissima. Però come finirlo, in quanto tempo finirlo, se farlo in fretta, se investire o non investire, eccetera, sarà una cosa che a mio avviso non è mia personalissima, perché io non faccio il duce, non faccio Stalin. Porteremo il Consiglio Comunale, nel nuovo Consiglio Comunale. E i tempi possono essere rapidissimi. Possono essere rapidissimi. Qualche mese, un paio di mesi. Poi se arriva agosto e ci bloccano le ferie che non troviamo chi dobbiamo trovare, beh, questa è una cosa molto italiana. Però agosto dura un mese. E sulla, su quello che è successo oggi, già che è qua. Non conosco i termini del problema, guarda, non ho visto il provvedimento. Ah, ok, ok. Scusatemi. No, pensavo magari ne aveste parlato. No, non sono qua come avvocato. Non sono stato volevo chiarirvelo, non sono stato interessato della questione. Ne abbiamo. C'è un sequestro. Aspettiamo di capire. Non ce l'abbiamo, c'è un sequestro. Se no vi direi qualcosa volentieri, io con la stampa, con i giornalisti ho sempre detto le cose chiare, quando posso, poi le volte che non posso dire le cose chiare dico no comment, non le posso dire, perché dire le mezze cose sono, significa provocare degli articoli, delle notizie inesatte, fa sbagliare la